estinti, non vanno soltanto aumentati e tollerati, ma vanno a un certo punto forse anche estinti. Chiedo a lei, senatore Renzi, ci si potrà arrivare a quello che serve? Ieri Cacciari lo diceva, dopo questa crisi dobbiamo porci questo problema, perché la ricostruzione richiederà energie e capacità di leadership che non abbiamo mai conosciuto prima. Lei cosa pensa? Penso che lei abbia messo tanti temi, tutti interessanti, sul tavolo. Io dico che oggi c'è questa bellissima lettera di Mario Draghi al Financial Times, che andrebbe letta e imparata a memoria da parte di tanti politici. C'è anche una bellissima lettera sul suo giornale, su Repubblica, di Alessandro Baricco, di Alessandro Baricco, sulla necessità di vivere questo momento, sulla audacia che ci servirà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che è altrettanto bello dal punto di vista culturale. Mi spiego perché tengo insieme le due cose. Perché penso che siamo in una fase oggettivamente eccezionale. Io non credo a quelli che dicono che questo è il momento più buio della storia repubblicana. L'Italia ha vissuto momenti devastanti, l'Italia ha visto i propri figli migliori uccisi dalla mafia, fatti saltare in aria, l'Italia ha visto statisti, ex presidenti del Consiglio rapiti per mesi, per settimane, dalle Brigate Rosse, e poi trucidati, uccisi con una sfida allo Stato pazzesca, come nel 78 con Aldo Moro, ha vissuto il terrorismo. Insomma, abbiamo vissuto pagine devastanti, per non risalire, prima dell'Italia repubblicana, alla grande guerra di liberazione che i nostri nonni hanno fatto contro il nazifascismo. Certo. Dunque, diciamo che ciascuna generazione ha delle sfide davanti. Noi abbiamo il compito oggi di affrontare questa emergenza sanitaria, che è bene dirlo, non dura una settimana, e che, siccome durerà ragionevolmente mesi, forse qualche anno, finché il vaccino non produce effetto, noi dobbiamo essere capaci di trovare un modo per conviverci. Non è che puoi tenere la gente in casa per 2 mesi, per 3 mesi, per un anno. Quindi noi dovremo trovare delle modalità per vivere questa terra di mezzo tra il mondo di oggi e il mondo di domani. Poi sul mondo di domani io la penso come lei, o come Baricco in modo straordinario oggi su Repubblica, e anche come Draghi, nel senso che c'è bisogno di schemi nuovi. Niente sarà più come prima. Per questo trovo che sia molto importante che, senza mettersi a discutere adesso di chi fa cosa, i suoi ascoltatori nel pezzo che ho sentito delle interviste, dei messaggi telefonici, dicevano: quello lo vuole primo ministro, quello lo vuole capo della task force europea, sì. Ciascuno fa un proprio, diciamo, gioco di posizionamento, ma il punto centrale è che le idee che Mario Draghi ha espresso e condiviso dal Financial Times sono le idee giuste. Guardi, su questo io so che provoco, ma piaccia o non piaccia, ci sono praticamente tutti i grandi paesi come singole nazioni. Cioè, cosa ha fatto Trump, che è criticatissimo, secondo me ha ragione, dal punto di vista sanitario, e non a caso Joe Biden e soprattutto Barack Obama stanno insistendo da morire sull'aspetto sanitario. Sì. Ma c'è un passaggio che invece è corretto da parte di Trump, che è quello della risposta economica. Cioè, Trump cosa ha fatto? Ha chiamato i democratici, cioè i suoi rivali, ha chiamato i migliori manager, imprenditori alla Casa Bianca, e ha fatto un piano da 2.000 miliardi di dollari. Che già dirlo è un casino, 2.000 miliardi. Indubbiamente. Ecco, la Germania ha fatto un piano molto impegnativo. La Merkel, che a cui si può dire tutto, ma certo non che una a cui scappano le priorità, che non coglie le priorità le sa leggere molto bene, ha fatto immediatamente un piano di grande direi espansività. Poi è chiaro, loro partono dal 60%, loro hanno un margine fiscale molto maggiore del nostro, certo. Dopodiché, chiaro. Draghi dice cose sacrosante, vanno ascoltate. Io penso che ci siano dunque 3 questioni. La prima è l'emergenza sanitaria: dobbiamo continuare a contenere il contagio. Ci sono i primi segnali di un rallentamento dell'emergenza, però attenzione, soprattutto al sud la situazione è tutta ancora da verificare. Chiaro. Ieri De Luca dalla Campania ha scritto una lettera durissima al Presidente del Consiglio per chiedere respiratori, per chiedere maschere, per chiedere tutto ciò che serve per evitare l'emergenza. Se quello che è accaduto in Lombardia e in Veneto fosse accaduto in Calabria, sarebbe una tragedia, un'ecatombe adesso. Sì, figuriamoci. Certo. Quindi c'è l'emergenza sanitaria da affrontare, poi c'è l'emergenza economica, perché le piccole e medie imprese vanno aiutate adesso, Giannini, adesso va dato loro liquidità. Adesso, ecco. Ora, cioè siamo già in ritardo su questo, bisogna correre di corsa su questo, e poi c'è il grande tema del mondo che verrà, che
sarà un mondo diverso, non soltanto per lo smart working, ecco, allora, ma anche per gli investimenti sull'innovazione. Quante volte ci prendevano in giro dicendo Renzi è fissato sull'innovazione e la tecnologia? È un mondo che già sta arrivando. Assolutamente. Allora, andiamo per ordine. Le chiedo subito questo. Rispetto alle tre emergenze, Conte, il governo attuale, come si è mosso? Aveva fatto molto discutere un'intervista che lei aveva dato il 20 marzo alla CNN, quando aveva detto, rivolgendosi agli altri paesi europei, per favore, amici miei, lasciatemi essere molto chiaro, non fate gli stessi errori di sottovalutazione che abbiamo fatto noi in Italia, che presupponeva un giudizio abbastanza critico di come si sta muovendo il governo italiano. È così. No. Mi scusi, io ho fatto una serie di interviste in una settimana, dalla CNN alla ABC, alla Fox, alle realtà francesi, ai media diciamo che mi hanno cercato, nel momento in cui c'era l'Italia che si stava chiudendo e il resto del mondo che stava quasi prendendoci in giro. Ora, lei si ricorda qualche risolino, no? Lei si ricorda altro che c'è, l'abbiamo parlato tante volte, allora, certo. Io ho detto una cosa molto semplice e la rivendico, ho detto non fate gli errori di sottovalutazione che abbiamo fatto noi, intendendo noi per tutti, perché noi abbiamo detto tutti, poi come dire, io stavolta sono innocente perché non ho ruolo, ma diciamo tutta la classe politica italiana, okay, la classe dirigente ha detto ragazzi facciamo gli aperitivi, facciamo i musei aperti, teniamo aperti e viviamo. Vi ma allora, ho capito, vabbè, abbiamo chiarito quell'aspetto, ma oggi no, che ma dice di problema, oggi Renzi? Il problema è che su questo io credo di aver fatto una cosa assolutamente giusta nell'interesse del paese, perché ho cercato di difendere il fatto che gli italiani stessero facendo delle scelte coraggiose, e dall'altro lato ho cercato di dare l'allarme e l'ho fatto il giorno dopo che a Parigi si è giocato Paris Saint-Germain contro Borussia Dortmund e tutti i tifosi si sono riuniti tutti insieme fuori dallo stadio a festeggiare. Diciamo che era un invito rivolto a tutti, a tutta Europa, quindi ma non soltanto all'Italia. L'8 marzo, mentre noi il Presidente della Repubblica ha cancellato anche il ricevimento al Quirinale per l'8 marzo, in Spagna il nostro amico Pedro Sanchez ha organizzato la festeggiavano in piazza delle donne. Ecco. Allora questo è l'argomento. Chiarissimo, ma oggi mi dica di oggi, lei ha sentito ieri Conte in aula alla Camera, ha annunciato un'altra manovra da 25-50 miliardi, vedremo quanto sarà. Ci stiamo muovendo bene, stiamo rispondendo bene alle tre emergenze che lei ha indicato? Io credo che oggi si debba stare tutti insieme. Lei ricorderà che in una delle ultime interviste che abbiamo fatto c'era il momento della tensione tra noi e Conte, prima del coronavirus, noi stavamo pensando anche a soluzioni alternative. Ci siamo ovviamente tutti fermati e abbiamo detto ragazzi, ora c'è la priorità di stare insieme con il governo, quindi tutti devono sostenere il governo, tutti devono sostenere i presidenti delle regioni, tutti, da Fontana Zaia fino a De Luca e Musumeci, fino a Rossi e Bonaccini, tutti vanno sostenuti e aiutati. Dopodiché penso che sia importante che il Presidente del Consiglio ieri sia andato alla Camera, oggi sarà al Senato, io interverrò al Senato per dire la mia e per dare qualche spunto, suggerimento, se ci sarà modo di farlo, perché naturalmente dire stiamo tutti insieme non vuol dire si è fatto tutti bene. Dopodiché però non credo che sia importante ora aprire una discussione sui ritardi, ora è importante affrontare l'emergenza. Certo, no? Chiaro, l'emergenza chiaro. È intanto diamo i respiratori agli ospedali del sud, le mascherine, facciamo i tamponi ai medici e agli infermieri. Ma vi rendete conto che noi siamo ritardati? Ne abbiamo parlato tanto, non c'è medici dubbio. E infermieri, Oscar. Ma è possibile che non abbiano tamponi? Cioè, questa è una cosa che è allucinante. Io rifiuto l'immagine della guerra, tutti parlano di guerra, anche da tanti altri. Sì, però. A me non piace, perché penso che la guerra, però diciamo è una questione di sensibilità personale. Oscar, vai tu. Il punto però è se no, ma guerra, secondo me, dunque, saluto anche da parte mia, grazie di essere con noi, senatore. Secondo me, questo ha ragione, nel senso che lo spiego materialmente in 10 secondi. Cari ascoltatori, una guerra, la seconda guerra mondiale, tutta la guerra, distruggono, cioè atterrano, distruggono materialmente il capitale fisico, cioè le fabbriche, gli uffici, eccetera, le catene organizzative, il capitale finanziario e il capitale umano. Noi avremo perdite drammatiche, tragiche, di capitale umano, le vittime, speriamo di contenerle, inizia il processo di contenimento anche di discesa dei numeri, ma le altre questioni, cioè il capitale fisico e finanziario, il problema è come capire i tempi nuovi, cioè di come preservarlo per farlo tornare a circolare, a produrre reddito e lavoro. Questa è una differenza, cari ascoltatori, fondamentali. Ma faccio una domanda sola al senatore senza allargare troppo il campo. Premesso che Mario Draghi fino all'altro ieri in Italia è accusato da chi rappresenta percentuali elevatissime
di elettori, brutalmente accusato di essere responsabile dello spread, cioè da parte di chi l'ha fatto alzare con le sue irresponsabili dichiarazioni quando governava, ricordiamocelo, cari la premiata ditta Borghi Bagnai, dai, tutti dicano Draghi arriva. Draghi, Borghi e Bagnai hanno continuato a dire fino a ieri che è responsabile dello spread. Allora, insomma, no, anche dei morti, se per questo hanno detto che anche dei morti di oggi è responsabile. Comunque, appunto, quindi cerchiamo di essere realisti, perché nessuno deve fare i miracoli. Quindi condivido anche su questo. Non ci mettiamo a parlare, come siamo sempre bravi in Italia, di cosa deve fare chi, quando poi lo abbiamo coperto di insulti. Però la mia domanda al senatore, mi interessava questo, visto che c'è stata la polemica in questi giorni, chiudiamo, riapriamo il sindacato e così via. Secondo lei, condivido, l'emergenza sanitaria viene prima, la tutela della vita viene prima, ma è un fatto che nel primo decreto, lei l'ha detto in tralice, però è così, cioè per il momento di sostegni operativi di liquidità ai piccoli, ai medi e grandi, niente è ancora operativo, e la dilazione fiscale è stata di, cari ascoltatori, quattro giorni a marzo. La differenza tra tutti gli altri si vede, dipende dal fatto che noi abbiamo basso margine fiscale. Mi interesserebbe capire, senza farle anticipare, cosa dice oggi in Senato, e ho finito, qualche idea sua e vostra credibile e realistica rispetto al basso margine fiscale dell'Italia, e sperando che l'Europa oggi con i capi di governo si muova, per fare qualcosa di paragonabile a quello che stanno facendo altri grandi paesi, ma operativo e immediato. Io sono sicuro che l'avete. Ce ne può accennare qualcosa? Allora, io condivido tutta la parte di Giannino sull'analisi, quella che ha fatto, diciamo, come, non come domanda ma come commento. Cioè, noi non siamo in una situazione come quella della Seconda Guerra Mondiale, e va detto con chiarezza, va detto con molta umiltà, con rispetto per chi è caduto, ma dobbiamo iniziare a porci il problema di come riaprire, non di come chiudere. Perché, la dico con uno slogan brutto, io non voglio che noi moriamo di Covid, ma non possiamo morire di fame. Questo deve essere chiaro. Guardate che questo passaggio, prima o poi, bisogna chiarirlo forte al dibattito politico. Io lo dirò oggi ad alta voce, ma lo devono dire non soltanto gli imprenditori. Cioè, c'è stata a un certo punto quasi una tentazione di dire no, chiudiamo le imprese perché puntano al profitto. La più grande misura sociale che oggi serve è far lavorare la gente, e quindi riaprire piano piano in sicurezza, con la consapevolezza che per 2 anni noi avremo a che fare con una convivenza con il Covid. Quindi questo è un dramma, perché finché non ci sarà il vaccino noi non saremo finalmente liberi del tutto. Dice, torneremo ad abbracciarci solo dopo che il vaccino avrà fatto i suoi effetti. Tra l'altro, dovremmo dirlo adesso, Giannini, ma dove sono finiti tutti quelli che per anni ci hanno raccontato che erano giuste le idee Novax? Lo diciamo tutti i giorni, certo. Noi stiamo vedendo un film che è il film dell'orrore di un mondo senza vaccini. Allora, d'accordo con Giannino sulla parte dell'analisi, dobbiamo iniziare a ripensare a come ripartire. Io non anticipo i contenuti del discorso per rispetto al Senato, e chiaro, certo, giusto. Perché non possiamo chiedere di voler riaprire il Parlamento. No, cioè, poi, quello che voglio dire è che due cose. Uno, noi abbiamo bisogno di, abbiamo capito, la prima lezione è che il mondo ha bisogno di essere un mondo globale. Quando i sovranisti ci raccontavano no, tiriamo sulle frontiere, eliminiamo Schengen, mettiamo dei limiti, ci siamo resi conto che quel disegno sovranista era un disegno sbagliato. Sarà che talvolta io soffro della quando mi equiparate a Salvini. Io sono uno di quelli che dice che in questa fase bisogna andare d'accordo con tutti, bisogna portare tutti a dare una mano, bisogna ascoltare Salvini, la Meloni, Berlusconi, D'Alema, Zingari, tutti, bisogna lavorare tutti nella direzione dell'Italia. Però le dico, io ho iniziato a far politica con il grande sogno di un mondo globale e di un mondo in cui potesse avere, come posso dire, casa l'idea degli Stati Uniti d'Europa. Oggi è il momento per provare a farli. Oggi, paradossalmente, in questo momento di crisi si può cercare di fare un passo in avanti. Dopodiché non dico le proposte che faremo oggi in Senato, però la sintesi è che dobbiamo avere una, quando Draghi diceva whatever it takes, tutto ciò che serve, qualsiasi cosa sia necessaria, detta in romanesco, quel che ce va ce vuole,
diceva una cosa che oggi ha detto Trump, quando ha detto everything, qualsiasi cosa. Bisogna che lo dica anche l'Europa adesso, però, no? L'ha detto la Draghi con la BCE, lo stiamo dicendo noi forse in Italia, bisogna che lo dica anche tutta l'Europa. E diciamo da questo punto di vista l'Italia lo deve dire bene. Ecco, sì, non l'abbiamo detto, sì, non l'abbiamo detto ancora bene, dice lei. Io non faccio polemica, no, io dico io non faccio nessuna polemica. Perché quando mi sono permesso di dire che il Presidente del Consiglio, con quella conferenza stampa che poi era una diretta Facebook, in piena notte, bloccando Fiorello e Bonolis, diciamo, non aveva fatto un capolavoro di comunicazione istituzionale, sono stato accusato di fuoco amico. Eh no, ragazzi, perché, ora, va bene non far polemica, però bisogna fare politica. Bisogna fare forse una conferenza stampa in meno, bisogna fare forse un decreto in meno e bisogna fare qualche tampone in più ai medici e bisogna fare qualche misura in più alle piccole e medie imprese. Tutti insieme, senza polemica, senza fare divisioni. Però, porca miseria, il diritto, che è un dovere, a dire cosa serve in una fase di emergenza ci vuole. No, anche assolutamente. L'ha detto guardi, l'ha scritto Zagrebelsky in un'intervista che ha dato a noi, io la ripeto quasi ogni giorno, perché è lo spirito di unità nazionale, va bene, ma questo non può precludere la pluralità delle proposte né il diritto al dissenso, anche in un momento drammatico come questo, quindi questo va, diciamo, va detto. Diciamo che ricordando, no? Come Zagrebelsky... Ecco, non è un suo, non è un suo idolo Zagrebelsky, però ha detto... Io sono una persona che rispetta l'idea, dico soltanto che forse oggi una riflessione critica su come è stata presentata quella parte del referendum sul titolo quinto. No, per carità, non la riapriamo con la polemica adesso. No, ho capito che vuol dire. Sì, ho capito. Dire sul futuro, chi se ne frega? Il passato è morto, sepolto, non c'è più. Il problema è: vogliamo continuare con questa pantomima incredibile per cui non si sa se vige il DPCM o l'ordinanza del presidente della regione? Fa fede il decreto del ministro o l'ordinanza dell'assessore regionale? Noi siamo in un paese in cui questa contraddizione tra Stato e titolo quinto, o meglio, tra governo centrale e regioni, e quindi tra l'organizzazione dello Stato e la declinazione del titolo quinto, tra Stato e regioni, è assurda. Cioè, l'abbiamo visto, ci vuole quella clausola di supremazia che avevamo proposto nel 2016, non per parlare del passato. Del futuro c'è un'emergenza, chi decide? No, decide questo è sacrosanto. Sacrosanto. Siamo al punto che con un DPCM siamo tutti chiusi in casa, giusto, tutti chiusi in casa, giusto, e però dall'altro lato non riusciamo a far dire che decide il Presidente del Consiglio anziché il Presidente della Regione. Ragazzi, sacrosanto. Di burocrazia si muore. Oscar, a te una domanda ancora per il senatore. Senza entrare nel merito, però c'è qualcuno che dice oggi ci vuole un comitato, ci vuole almeno i tecnici dell'opposizione con i tecnici del governo. Io non credo che sia tanto una questione di formule, ma posso sbagliare. Il governo non si cambia in questa circostanza e secondo me questo è realistico. Dovesse dare un consiglio, non una polemica, su come confrontarsi meglio anche con le opposizioni, che strada indicherebbe? Penso che sia la strada che per esempio hanno indicato gli americani, lo hanno fatto nei due momenti di maggiore crisi, parlo gli americani dal punto di vista economico, perché dal punto di vista economico gli americani sono stato un modello, dal punto di vista sanitario no. Dal punto di vista economico, quando iniziò la crisi Lehman Brothers, settembre del 2008, lei lo ricorderà meglio di me, l'allora presidente Bush convocò Obama e McCain, che erano i candidati a due mesi dalle presidenziali, fece un accordo con loro e poi Obama ha fatto il grandissimo piano con Job Act, con le straordinarie iniziative di Barack Obama, per Job Act perché l'ha fatta lui, cioè noi l'abbiamo copiato il nome, Jobs Act è una copiatura indegna dell'iniziativa di Obama. Quell'iniziativa economica di Obama ha portato a 10 anni di crescita straordinaria, a 12 anni di crescita straordinaria. Oggi allo stesso modo ha fatto Trump, che ha sentito i democratici, con cui non si parla per tutto il resto. Cioè, vi ricordate la Pelosi che strappa il discorso di Trump? No, ma in congresso si sono chiusi per giorni e giorni insieme per elaborare la misura. Insieme hanno chiamato Giannini, voi li conoscete meglio di me, hanno chiamato Larry Fink, che è il CEO di BlackRock, hanno chiamato i top manager e hanno detto: ragazzi, adesso che serve? Everything. Ecco, questo atteggiamento è quello che serve oggi, perché guardate che se le aziende chiudono non riaprono, cioè le grandi aziende andranno avanti, forse perderanno quote di mercato, quindi devono riaprire il prima possibile per questo, ma la piccola e media impresa, quello che c'ha il fitto, quello che c'ha il mutuo, non puoi dargli 7 moduli per chiedere il rinvio del mutuo e poi aspettare che arrivi il parere dell'ufficio tecnico della banca. Bisogna dire con chiarezza che
tasse e mutui sono posposti, sono rinviati, non di 4 giorni. Ma Draghi oggi dice di più, dice addirittura che in qualche caso i debiti andranno estinti, andranno cancellati, non, cioè meglio non estinti, cancellati, dice questo Draghi. Io per dire che questo tema è un tema molto complicato, perché ovviamente Draghi si riferisce a tutto il mondo. Lei sa che ad esempio nei paesi, vabbè, in America ma anche in alcuni paesi europei, il risparmio privato, che noi abbiamo molto alto, noi italiani siamo bravi, siamo formichine nella vita delle nostre famiglie, siamo purtroppo cicale nella gestione dello Stato. Noi abbiamo un altissimo debito pubblico e abbiamo un altissimo risparmio privato. Sì, altri paesi che hanno un debito pubblico molto più basso hanno però forme di debito privato pazzesche. Lei pensi soltanto all'indebitamento delle famiglie americane. Allora, certo. Io penso che già oggi sarebbe importante dire alle imprese, alle piccole e medie realtà, all'artigianato, a tutti quelli che so che hanno perso tutto un anno sul turismo. Cioè io sto a Firenze, vedo la disperazione in chi vive di turismo. Certo, mi certo. Ricordo quando mi dicevano i sovranisti: ah, basta con questi turisti, ci vengono a disturbare, a spostare le strade. Sì, lei ha visto oggi che cosa accade quando i turisti non vengono più, quando le imprese non esportano più. Il mondo, noi abbiamo bisogno di un mondo globale, altro che sovranismo da 3 soldi. Bene, per far tutto questo io credo che la soluzione migliore sia quella di cercare di tenere tutti dentro. Poi naturalmente toccherà a loro starci o non starci. Penso che se c'è una cosa che il Presidente del Consiglio potrebbe fare per dare un segnale di buona volontà, il 28 febbraio lui ha fatto un tweet e ha indicato alcuni esperti tra i suoi collaboratori. Tra l'altro ha scelto mi sembra sia belga, Gunther Pahl, che è un personaggio amico di Beppe Grillo. Sì, un personaggio diciamo colorito, diciamo di personaggi pittoreschi ne abbiamo abbastanza in Italia. Andare sì. A prendere questo belga che dice che il problema è il 5G, che il problema dell'epidemia è il 5G, mi sembra un pochino azzardato. Ecco, forse il Presidente del Consiglio, come gesto di buona volontà, potrebbe far dimettere questo Gunther, questo grande amico di Beppe Grillo, potrebbe cancellare quel tweet e spiegare che noi abbiamo bisogno di più innovazione, non di meno innovazione. Grillo ce lo ricordiamo quando combatteva i vaccini. Ecco, ora sì. Ha cambiato idea su quello. Cambierà idea anche sul 5G. Le faccio l'ultima domanda, senatore Renzi. E lei aveva detto basta con reality, qui anche la comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi sembra quella del Grande Fratello. Ne stiamo un po' uscendo oppure no? Sì, secondo me il Presidente del Consiglio ha fatto molto bene a venire in Parlamento, quindi penso che abbia colto al volo, bisogna dare atto al Presidente del Consiglio che ha interrotto le dirette Facebook di Casalino e ha scelto di stare in Parlamento con noi, e questo credo che gli vada dato atto, vada riconosciuto. Il Presidente del Consiglio ha un compito molto difficile sulle sue spalle, dobbiamo tutti dargli una mano, non dobbiamo fare polemiche. Certo è che una diretta Facebook in meno da Palazzo Chigi, io l'ho fatta, sono stato il primo a fare le dirette Facebook da Palazzo Chigi, quindi non so bene che cosa vuol dire, giusto farvi, giusto comunicare in tutti i modi, però è importante dare certezza ai cittadini. Allora il Presidente del Consiglio oggi ha fatto bene, viene in Parlamento e noi possiamo soltanto dirgli che siamo a disposizione per lavorare con lui. Grazie senatore Renzi, grazie, l'ascolteremo più tardi in Senato, grazie, buona giornata, arrivederci. Allora andiamo in pubblicità, poi i saluti. Circo Massimo. Papi, passiamo a prendere Marta e Giulia e andiamo a pattinare. Dai, dai, dai. Ok. Aspetta, aspetta. Però poi vorranno venire anche Carlotta e Camilla. Carlotta ama pattinare, non sai quanto è brava. Sa fare le piroette. Va bene. E Silvia è troppo la mia migliore amica. Ehi, Mercedes, chiama la babysitter. Oh, no! Ehi, Mercedes, andiamo a casa di Silvia. Nuovo GLB, grande come la tua vita. Da 35.390 euro. Scoprilo su mercedesbenz.it. Scusi, le lamine degli sci le vorrei a 88.4 gradi, grazie. Lascia la precisione svizzera alla polizza auto. Scegli Zurich Connect a un prezzo che non ti aspetti. Zurich Connect, online da 150 anni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su zurichconnect.it. Dalla squadra del pulito garantito da Chantecler, gli sgrassatori Chantecler. Li usano tutti, funzionano dappertutto. I classici Marsiglia, limone, lavanda, oppure i nuovi con candeggina e con bicarbonato. Qual è il tuo preferito? Chantecler, il gallo del pulito. Da terre incontaminate, il caffè certificato biologico di Lavazza. Gusto e sostenibilità nel rispetto di chi lo coltiva. Lavazza Tierra Bio. C'è del buono sulla terra. Per moca in capsule.
Per essere sempre attivo, affidati all'esperienza di Multicentrum, che ti dà tutti i benefici di cui hai bisogno. E da oggi, la linea Multicentrum Uomo e Donna in farmacia con una promozione esclusiva. Per ogni acquisto, ricevi 5 euro da spendere subito. Esclusi i medicinali, utilizzabili nella farmacia presso la quale è stato effettuato l'acquisto. Radio Capital. Circo Massimo. Partecipa anche tu via WhatsApp al 342 342 2190. Matteo, caro Matteo, Trump ha chiamato i democratici. Ma voi chi cazzo chiamate? Berlusconi, Salvini, tu? Cioè, chi? Cioè, l'hanno chiamato i top manager politici, non mezzi scemi. Vabbè, dai, esageriamo, vai. Caro amico Matteo, dovevi parlare meno e fare di più quando era il momento. E mi dispiace, non me lo perdonerò mai di averti votato. Marco, ciao. Draghi, ma chi glielo fa fare da andare a mettersi nella tana dei lupi? Magari il Presidente della Repubblica al posto di Mattarella nel 2023, cos'è che è? Ciao Marcello D'Antoni, stando ben chiuso a casa. Buongiorno, meno male che almeno non sono l'unico a pensare che l'Europa non sia un'Europa unita come ci immaginiamo, ma concretamente è divisa, è unita secondo la burocrazia, ma non è unita nei fatti, a partire dall'immigrazione e dalle scelte. Se ognuno pensa per sé, non è un'Europa unita. Potremmo pensare ognuno individualmente, ma mantenere le stesse normative di scambio commerciale che hanno costituito l'idea di Europa. Ma non siamo mai un'Europa unita. Glauco da Verona. Va bene, tanti spunti, li riprenderemo, li approfondiremo ancora domani. Caro Oscar, siamo arrivati alla fine. Beh, insomma, Renzi dà sempre molto, molto da riflettere, però innesca anche reazioni molto contrastanti. Perché, sì, insomma, sì.